Ben ritrovati miei carissimi, io sono Jul e oggi siamo tornati su Dragalia Lost per un video guida slash dimostrazione della sfida contro High Brunilda. Prima di mostrarvi il clear vero e proprio, che come avrete potuto immaginare molto facilmente dall'anteprima video, è stato fatto da parte mia con Fjorm, congelo il video per qualche minuto, 1, 2, 3... Olé. E vi riassumo brevemente con supporto grafico le tre fasi di questa sfida. È importante che le sappiate prima perché in questo modo la visione del clear sarà molto più chiara. Iniziamo con la fase 1. La fase 1 si apre con un attacco ad area spaventoso che i vostri personaggi dovranno per forza riuscire a tenere. Ingredienti per farlo? Avere la Wyrmprint di questa sfida e una statistica HP sufficiente. Dopo le prime botte ricevute, Brunilda si arrabbierà e inizierà a tirare sui personaggi letteralmente dei vulcani che voi dovrete riuscire a piazzare a vostro piacimento, cercando quando possibile di bloccare la draga e di colpirla approfittando di essi. A mio parere la fase dei vulcani è la più difficile dell'intero match, perché piazzando i vulcani piazzate dei punti di difesa fondamentali per sopravvivere a un attacco ad area chiamato Hellfire che Brunilda spammerà diverse volte. Questo attacco non è assolutamente evitabile, l'unico modo per non prendere danno, e il danno è ingente, è quello di ripararsi dietro ai vulcani che il team stesso ha piazzato all'interno del campo. Da qua si capisce come mai io abbia citato i vulcani anche come metodo di attacco, quindi come un oggetto che va sfruttato, perché se voi riuscite, come adesso vi rimostro in questa clip, a chiudere Brunilda in una morsa di vulcani, voi sarete protetti dagli Hellfire e potrete continuare a colpirla, soprattutto i lancieri, da dietro le rocce, il che significa avere un'offensiva assolutamente inevitabile ed essere difesi al 100%. Ultima tappa della prima fase è una tappa composta da due attacchi diversi. Il primo è questo qui viola, dove Brunilda colpirà tutti i membri del party e voi vi dovrete dividere, ogni membro dovrà stare da un lato della mappa, non fate incrociare i vostri cerchi, incassate il colpo e poi andatele addosso. Se vi dividerete bene non prenderete tantissimi danni o comunque niente che il curatore poi non potrà diciamo sanare. L'attacco subito dopo sarà invece quello rosso con il mirino, l'abbiamo già visto nella sfida contro Midgar Zorm, e quell'attacco lì invece è il contrario, dovete andare tutti in branco, prenderlo insieme in modo da dividervi i danni, e anche qua il curatore deve fare un lavoro molto preciso per cercare di far sopravvivere tutti, perché questo è un assalto molto violento. Superati questi due attacchi inevitabili, Brunilda si arrabbierà e inizierà la seconda fase con una colata rettangolare di lava che appoggerà al centro della mappa e che dovrete evitare in qualsiasi modo, perché sfiorare la lava anche solo con la punta del piedino vuol dire morire male. Per cui spostatevi, come vi ho mostrato nella clip di supporto, a lato in modo da non essere colpiti, e da lì aspettate che la lava si asciughi e intanto, perché no, cercate di colpirla. Subito dopo questo attacco arriva di solito il momento del break del drago, quindi il momento in cui lo assalterete con i draghi, lo pistate e cercate di fargli più danni possibili. Poi si ripeterà la fase dei vulcani, ma questa volta dovete stare un pochino più attenti perché il pattern di Brunilde non è altrettanto prevedibile, quindi occhio, piazzate i vulcani ma non andate troppo spinti. L'unica motivazione per cui nella seconda ondata di vulcani dovreste spingere è se avete un team super offensivo e con might esagerata, perché Brunilde può morire già subito. Se invece giocate un team normale o comunque tranquillo, e vi dico subito che è il caso di questo video, io vi mostrerò la sfida integrale, quindi non vi preoccupate, arriveremo anche a quella che è la terza fase. La terza fase si apre con l'attacco finale della draga, che è Lix Muspelheim. È una mega fiammatona
proprio il pizzaiolo che spalma il pomodoro sulla pizza, che prende tre quarti di mappa. Qui dovete essere bravi a capire quali sono i quattro punticini in cui la lava non viene spalmata. E mi raccomando, ogni personaggio deve avere il suo angolino personale, perché subito dopo questa vampata arriverà un altro attacco viola di quelli che colpiscono sempre al 100%. Se incasserete anche questo attacco, arriverà il momento di andarle addosso. Di solito siamo sugli ultimi 60 secondi della sfida, e di seccarla. E basta, questo è tutto. Sono stata il più sintetico possibile. Adesso direi che possiamo scongelare di nuovo la situazione e andiamo a vedere come me la sono cavata con questo team molto interessante, con Zardin, la mia Fjorm, Lily e Taniel come curatore. Abbiamo deciso di sfidare Brunilda e vediamo un po' com'è andata. L'obiettivo era fare una Deathless, diciamo che più o meno ci siamo riusciti. E altro non vi dirò per quanto riguarda le fasi in sé, direi di avervi già spiegato abbastanza. Ora potrete capire molto meglio le nostre mosse. E che altro vi posso dire? Che è una sfida 100 volte più difficile rispetto a quella di Midgar's Orm, quindi del drago verde, e che dovrete prepararvi molto bene e studiarvi molto bene i pattern, perché qui col minimo errore si perde. Detto questo, Fjorm, facci un po' vedere come te la sei cavata. Allora, vi dico due cose su Fjorm in particolare, poi vi lascio vedere la sfida senza più la mia voce e ci risentiamo alla fine per i saluti. Fjorm ha tre skill, la terza gentilmente concessa dall'arma a 5 stelle che le ho forgiato, che sono tutte e tre fondamentali per questa partita. La prima è il principale, è la principale fonte di danno, che è il dash con il colpo di ghiaccio. La seconda, lo scudo, è fortissima contro Brunilda, perché come avete appena visto si può utilizzare per incassare i suoi attacchi AOE e risparargli il danno indietro. Io l'ho appena usata per assorbire i danni dell'AOE iniziale e risparargli in testa, il che ha portato a un fracasso di danno fatto subito nei primi secondi di partita. Qui continuo ad utilizzare la prima skill, lo scudo lo tengo e lo uso solo nei momenti in cui c'è effettivamente possibilità di spararle il danno addosso, fermo restando che a volte può cileccare. In questa run mi è capitato una volta di cileccare lo scudo perché devo avere Brunilda nel mirino per andarle direttamente addosso. Ma per il resto vedrete che l'ho bella bombardata, insomma. La terza skill, la cura, la utilizzo per sistemarmi la vita quando necessario e anche per dare una manina ai due personaggi ranged che giocano con me, che sono Taniel e Lily, soprattutto Lily, perché la maghetta fa fatica a pochi HP e al primo sgarretto, la prima fiammella che si prende quando non dovrebbe, muore e ci serve viva perché lei fa un bel po' di danno, insomma. E basta, per il resto abbiamo giocato safe, perché comunque ci sono voluti molti tentativi per fare questa clear. Non me la sono rischiata, ho giocato come si gioca normalmente, quindi non in maniera esageratamente ottima. I first strikes li ho sfruttati veramente poco. Di solito in run dove mi sento più sicura vado molto più di getto. Adesso vedrete lo scudo, se non mi sbaglio, tra poco, con l'homing viola che ci sarà adesso, userò lo scudo ma non colpirò Brunilde. Qui scudo attivo, ma come vedete va a vuoto, questo purtroppo succede. E niente, adesso vi lascio al resto della sfida, vedrete che cosa succede, ma bene o male dovreste già sapere tutto. Qui arriva il break e niente, a più tardi. ご覚悟ください。 行きます。
Ikimasu! E con un'ultima spadata di Zardin, la Brunilda finalmente cade. Insieme a lei purtroppo cade anche la nostra Lily, che è morta in condizioni un po' misteriose, boh, non si sa come abbia fatto. Però vabbè, il clear è venuto, sono riuscita a mostrarvi tutte le fasi, sono soddisfatta del lavoro della fiormetta nazionale e io vi do appuntamento ai prossimi video di Dragalia Lost. Come al solito, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, sto cercando di renderli un pochino più carini e più curati anche dal punto di vista dell'editing, approfitterò molto dell'estate in questo senso. E niente, buona giocata a tutti i miei cari, buon evento e a presto! Ciao!